Un successo inaspettato che ha sorpreso gli stessi organizzatori. La Sagra del Fusillo, che si è tenuta dal 16 al 19 agosto a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza, ha registrato, in particolare negli ultimi due giorni, il sold out. L'evento, che si è tenuto in via Largo Ferrovia, ha richiamato turisti e appassionati del buon cibo da tutta la Riviera dei Cedri e non solo. Concerti live, cabaret, i gustosi piatti della tradizione, l'altissima qualità dei prodotti utilizzati e la grande ospitalità sono stati la carta vincente dell'evento enogastronomico che ha avuto tutto il sapore di una gigantesca festa in famiglia. Massimo, dopo la pandemia la vostra associazione ricomincia con la Sagra del Fusillo, c'è tantissima gente. Sì. Diciamo che la ripartenza, come si suol dire, è stata abbastanza positiva, anche se la prima serata eravamo un po' titubanti, però diciamo la gente ha risposto bene, è riuscita bene. La seconda più della prima. Aiuti dall'amministrazione comunale? Sicuramente, cioè l'amministrazione è sempre pronta, diciamo, come noi abbiamo un progetto, risponde, ci dà una mano, qualsiasi cosa è sempre a disposizione, i commercianti anche del paese sono sempre disponibili e diciamo che ultimamente stiamo vedendo anche la partecipazione della popolazione, che prima era un po' diciamo titubante, però adesso si sta un po' liberando perché forse come noi crede negli eventi che cerchiamo di organizzare. Questa piazza è diventata un bijou da quando la state curando? Sì. Anche questo è un impegno che abbiamo preso sia con l'amministrazione che con noi stessi, di mantenere il prato sempre ordinato. Abbiamo fatto un viale di palme che non c'era, quindi l'abbiamo fatto noi di volontà nostra, e in più cerchiamo di tenerla pulita, ordinata e quant'altro, anche se diciamo più si va avanti più il tempo è poco, perché siamo tutti impegnati, però cerchiamo di fare il possibile. Tornando all'evento, altissima qualità dei prodotti. Sì, stiamo ricevendo tanti complimenti, gente che viene da fuori, diciamo non è il primo anno, quindi è gente che si ripete e ogni anno miglioriamo, quindi questo noi ci fa forza. Anche se c'è un lavoro non indifferente, perché cucinare a 40 gradi non è facile. Questo diciamo dobbiamo ringraziare tanto allo staff della cucina, perché dà tutto. Quindi si stanno facendo un grande lavoro, c'è pulizia, ordine, tutto perfetto. Sì. Cioè, pensare che siamo in una piazza, quindi mantenere l'ordine e la pulizia è molto difficile. Però diciamo ci difendiamo bene.